Buongiorno a tutti, sono Max e oggi volevo darvi un piccolo dettaglio su come tagliare le patate o altri ortaggi molto finemente, senza tagliarsi le mani. A volte si rischia che abbiamo ortaggi, in questo caso ho preso una patata, l'ho pelata, sono tondi e tante volte usando il coltello in questo modo si rischia o di tagliarsi le dita o che magari possa scivolare avanti o indietro. Quindi la prima cosa da fare è creare una base d'appoggio solida. Quindi si prende il nostro ortaggio, si fa una piccola incisione su un lato, scartiamo la parte della base tagliata e in questo modo la patata resta completamente salda alla base. Di conseguenza la mano va tenuta in un certo modo. Quindi il dito pollice va sempre nella parte posteriore dell'ortaggio, mentre le dita sulla parte superiore, le dita vanno tenute in questo modo, in modo che lama del coltello vada a scivolare sulle nocche. In questo caso la nocca determinerà due cose. La prima salvaguarderà il taglio del polpastrello, la seconda la spessore della fetta. Quindi parto con il primo taglio e poi vado successivamente con il secondo taglio e in questo caso vado a regolare la fetta che io andrò a tagliare delle patate. Come potete vedere, spostando e retraendo le nocche verso il pollice, vado a determinare lo spessore che io vorrò dare al mio ortaggio al taglio che sto eseguendo. Come potete vedere, io sto creando adesso in questo caso delle patate che vengono chiamate anche chips. Si può anche fare dei tagli molto più fini di quelli che ho fatto prima e le possiamo utilizzare sia al forno con magari un po' di rosmarino e salvia tritati. Possiamo utilizzarle per del pesce al forno, cospargendo sulla superficie del pesce le fettine delle patate in questo modo, in modo da coprire e aromatizzare il pesce durante la cottura. E una spolverata magari di sale e di pepe sulla superficie, e un po' di rosmarino tritato, un po' di salvia tritati, e in questo modo noi avremo una patata tagliata finemente, che potrà dare sia l'aroma al pesce e di conseguenza potrà cuocere nello stesso tempo di un filetto di pesce che andremo a cucinare, che potrebbe essere un'orata, potrebbe essere un branzino, potrebbe essere del pesce africano. Ecco, ci sono parecchi pesci da scegliere per questo utilizzo, per questo tipo di cottura. E per oggi vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, Max.